Ultimamente, la parola più sospirata che Don Ausilio pronunciava, muovendo vivacemente le affusolate braccia, era paradiso. Nella cattedrale di Belluno, l'ultimo saluto a Monsignor Ausilio Darif, prima della sepoltura a Canale d'Agordo, dove era nato 92 anni fa. Immancabile la presenza dei vigili del fuoco che per 47 anni hanno potuto apprezzare l'appoggio dell'anziano sacerdote, loro cappellano. Ora Don Ausilio, ha sottolineato il vescovo Marangoni, potrà riunirsi con Giovanni Paolo I, che lo aiutò in seminario e che presto sarà beato. Nella chiesa locale rimarrà l'impronta di Monsignor Darif. Similmente a quanto raccontato di Re Davide, che si dichiara servo del Signore per un lontano avvenire, e quanto raccontato della sua casa, anche la casa di questa nostra comunità diocesana, ben rappresentata da questa amata cattedrale, è stata conosciuta, custodita, accudita, protetta, difesa dalla minuziosa cura e dalla vigile presenza di Don Ausilio. Attorno a noi vi sono 1000 oggetti addomesticati da lui, ed egli era conoscitore unico e insuperato di tutto un mondo di cose, di esperienze, di persone, dei vescovi stessi con cui ha direttamente e puntualmente collaborato.